Andiamo a stringere. Gustavo Delle Noci, prego. Voglio fare una domanda a bruciapelo. Due aggettivi per descrivere Gustavo Delle Noci. Ah, guarda mia, sono un po' indeciso, quindi direi sicuramente indeciso, sì, il primo, e poi coetaneo. Coetaneo. Ho scoperto di essere coetaneo di tantissime persone. Ovviamente non faccio nomi per la privacy. Sì, ma chi se ne frega? Sono tanti, immagino. Sì, ma non so se questo sia un caso, però potevo nascere un qualsiasi giorno dell'anno, invece sono nato il mio stesso identico giorno. Sì. Coincidenze? Chi può dirlo? Vabbè. Mi dica, com'è che hai iniziato a scrivere? Beh, sono passati tanti anni, forse più del doppio. Di che? Ricordo, stavo in prima elementare, se non sbaglio era giovedì. No. All'inizio non è stato facile, specialmente perché quando il maestro insegnava, spiegava l'alfabeto, nessuno lo prendeva la lettera. È stato un po' difficile. Poi aveva un pessimo carattere, aveva un bruttissimo carattere, il Time New Romance. Vabbè, io me ne vado, non è piaciuto moltissimo. Senta, le faccio una domanda alla Marzullo. È meglio seguire l'istinto o la ragione? Beh, così distinto direi che è meglio usare la ragione, ma ragionandoci sopra forse è meglio agire distinto. Sì. Forse Non è facile distinguere, chiaramente, ma anzi, a tal proposito, ecco, avrei anch'io una domanda da rivolgere al collega Gigi Marzullo, che stimo tantissimo, tra l'altro. Tra qualche giorno sarà la giornata internazionale del silenzio. Sì. Come mai nessuno ne parla? Posso dare la risposta? Certo, Perché il silenzio a volte è molto più assordante di qualsiasi parola. Che gli vuoi dire? C'è un filo rosso che collega... Io chiuderei qua la puntata. C'è un filo rosso chiaramente che collega Tony Bongi, Gustavo Delle Noci, va bene, a Gigi Marzullo.